Buonasera e benvenuti. Nuova rubrica di cui abbiamo parlato la scorsa volta, almeno una delle scorse volte, che parte, si dipana da quelli che sono gli arcani maggiori, il significato che gli arcani maggiori hanno. Quindi ogni volta che andremo a considerare un arcano, cioè prenderemo in considerazione una domanda. Partiamo dall'arcano maggiore 0, che è il Ma. Il matto viene rappresentato in tanti modi. Abbiamo due esempi, per esempio qui, come vedete in entrambi è davanti un burrone. Ha sempre una mano dietro, quasi a proteggere qualcosa del suo che fa parte di sé o che deve portare avanti, e l'altra, qui per esempio, guarda l'orizzonte, qui. Anche i pesi che ha dentro, quindi si porta presso delle cose, però sta per iniziare una nuova strada, una nuova strada che non è definita, perché qui abbiamo i burroni. Cos'è che dovete portarvi appresso? O più che altro, che strada vorreste che si costruisse al posto di questo burrone? Questa è la domanda di questa sera. Che è molto complessa, che strada dovremmo andare a intraprendere e cosa dobbiamo abbandonare, che cosa dobbiamo portarci appresso soprattutto in questi fagotti. Vi ricordo che sono interattivi, che bisogna vivere in ogni caso le proprie scelte, non bisogna mai giudicare, pensare che queste siano delle decisioni, di prendere decisioni attraverso quelli sono intrattenimenti, però sono importanti perché mettono in moto energie, perché se siete caduti in questo video, in qualche modo c'è un messaggio per voi, se vi sentite di fare delle scelte. Scusate. Allora, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Cliccate sulla campanella, siete sempre avvisati dei prossimi video. E dopodiché, adesso noi andiamo. Una cosa, perché mi blocco? È successa una cosa particolare. Stavo rassettando questi mazzi e ho trovato 5 arcani maggiori, sempre gli stessi arcani maggiori posizionati all'inizio del mazzo. Questa è una cosa che sto ancora elaborando. C'era l'imperatore, c'era l'appeso, c'era la temperanza. Mi dà l'idea che tanti di noi in questo momento sono in attesa, che c'è un processo di guarigione in atto che non si è ancora realizzato e che la volontà è quella di attendere qualcuno, qualcosa o di superare. In ogni caso, si è in una fase di stallo. Ok, questa è l'idea che mi viene da quelle carte che erano tutte messe in sequenza nella stessa identica maniera di vari mazzi. Questa è una cosa molto, molto strana e particolare. Andiamo però al nostro interattivo. Qual è la strada che dovremmo seguire e cosa ci dobbiamo lasciare dietro? Faremo quindi due righe per stesa. Ok? Quindi qual è l'area della nostra vita che vorremmo approfondire e cosa ci dobbiamo portare appresso o lasciare dietro? Facciamo una cosa, ne facciamo tre linee. Una le cose da portarci appresso, una le cose da lasciare e la strada da approfondire. Però faremo tre stese. Un video veloce in ogni caso. Allora, qual è? Facciamo la stesa numero 1, va? Numero 2. Questa è la strada da percorrere. E poi il numero 3. Vi ho distinto i mazzi, così viene più facile fare la scelta. Ok. 1, 2, 3.
Uno è il mazzo delle contemporanee. Due, che sono il numero che si chiama, e il wizard. Mazzi, tre stese. La domanda è, le domande sono: qual è la strada che devo seguire? Cosa devo portarmi dietro? Cosa devo lasciare? Ok? Il matto, esattamente il matto, la figura del matto. Chiudo gli occhi, respiro profondo, espirate, riaprite gli occhi e andate a vedere su quali delle tre scelte è caduta la vostra attenzione. L'ultima non si vede, però facciamo così, così avete la possibilità. In ogni caso è uno, due o tre, o qualcosa che in questo momento vi ha colpito. Cominciamo con la prima. La carta la metto davanti perché questa l'ho già presa. Manca a dirlo, avevo detto proprio come faccio l'imperatore in giro. Allora, cosa dovete seguire? Questo è quello che dobbiamo seguire, ok? Adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo tenere con noi e cosa dobbiamo lasciare. Cosa teniamo con noi? Cosa lasciamo? Sacerdotessa c'ha fondo mazzo, che mi parla di energia femminile molto spiccata. Cosa teniamo con noi? Teniamo la voglia di rivoluzionare la vostra vita. Teniamo la nostra volontà, la voglia di dominare gli eventi, in questo caso. Teniamo la nostra energia femminile, che in questo momento è particolarmente dominante, ripeto la parola. C'è la voglia di andare oltre, la voglia di essere, di far parte dei protagonisti, perché spesso ci dimentichiamo come donne che non siamo soltanto mogli, madri, figlie, eccetera, lavoratrici, siamo anche protagoniste. Ok, allora cosa lasciamo? Qual è la strada che dobbiamo seguire? A parte che questo è il mese di aprile, no? Dobbiamo seguire la strada dell'azione, dobbiamo agire, ok? E dobbiamo agire forti, assolutamente forti. Magari in maniera protettiva nei nostri stessi confronti. Quindi cos'è che dobbiamo? Qual è la strada che dobbiamo seguire? È la strada, non vi dico del conflitto, non è proprio il conflitto, ma della nostra realizzazione, della concretizzazione dei nostri sogni. Questo è quello che dobbiamo seguire. Cos'è che dobbiamo lasciare con noi? Sembra il 6 di coppe. Dobbiamo lasciare una persona del nostro passato con noi. Dobbiamo lasciare qualcuno con cui abbiamo un rapporto molto particolare. Per altri dobbiamo tenere, quindi cosa dobbiamo tenere con noi sarebbe? Dobbiamo tenere qualcuno del nostro passato, qualcuno con cui abbiamo un rapporto particolare, o i figli, quelli vanno tenuti con noi. Ok? Cos'è che invece dobbiamo lasciare? Dobbiamo lasciare qualcuno che si è mosso molto lentamente nei nostri confronti. Per qualcuno potrebbe essere un compagno di vita o un compagno di lavoro o una compagna. Però sicuramente quello che dobbiamo lasciare è quest'idea di avere sempre un ritorno economico nelle cose. E l'economia non è soltanto il denaro. Ok, è quello che in qualche modo guadagniamo da certe azioni. Ecco, dobbiamo lasciare quest'idea del ritorno economico, dobbiamo lasciare, se possibile, se è il vostro caso, qualcuno che si è mosso molto lentamente o
o che è a fianco a voi in maniera più pratica, che vi sorregge più praticamente che da un punto di vista emotivo. E dobbiamo tenerci chi ci sostiene emotivamente o chi fa parte del nostro passato. Potrebbe essere qualcuno nascosto. Qual è la strada? La strada è quella di esplorare un nuovo concetto di sé, di prendere in mano le redini della nostra vita, nel senso di essere dominante, di avere la volontà di farcela, mettendo in discussione tutto e tutti pur di arrivare ai nostri scopi. Ok, questa era la prima variante. Prendo una carta di questo oracolo, che è il sogno dello sciamano, un oracolo, e leggerò soltanto il titolo. Perché penso che ad ognuno potrà risuonare in maniera differente. Non leggerò stavolta, non mi soffermerò a leggere la spiegazione. L'albero del pianto, riconciliazioni, carta 59. Vi ho detto che c'è qualcuno del vostro passato che non dovete lasciare andare, che vi dovete portare appresso. E la carta ci parla di riconciliazioni. Fate voi qual è il messaggio di questa prima stesa. Ok, prima stesa, questo era il tuo messaggio. Adesso io ti ringrazio, ti saluto e passo alla seconda stesa, che credo fosse questa, perché poi io. Sì, era questa. Cos'è che dobbiamo perseguire, dove dobbiamo andare, dove ci dobbiamo buttare, qual è il nostro tragitto? Cavaliere di spade. Adesso andiamo a vedere le altre due carte. Cosa dobbiamo tenere con noi e cosa dobbiamo lasciare andare? Cosa teniamo con noi? Il 6 di spade. Cosa lasciamo andare? Il matto, colpaccio di bastoni qui. Interessante combinazione, molto presente i segni d'aria, quindi probabilmente molti di quelli che hanno fatto questa scelta hanno un segno d'aria. Vediamo cos'è il nostro percorso, cosa dobbiamo continuare a percorrere, dove dobbiamo andare. Allora, sicuramente l'azione è qui. Si vede che è chiara, determinata, no? Veloce anche il Cavaliere di Spade. Il Cavaliere di Spade è colui che trascina anche con le parole, quindi ha grande carisma. Si muove spesso in maniera poco ordinata, ve lo dico, o almeno sa qual è l'obiettivo, ma magari in qualche modo si perde, ok, su come deve arrivare all'obiettivo. Beh, quello che non dovete lasciare andare, cioè quello che dovete andare a raggiungere, scusatemi, è proprio la voglia di arrivare all'obiettivo. Il carisma e la dialettica, quindi anche la comunicazione. Quindi qual è il vostro obiettivo oggi? È arrivare. Ok, non importa come, è arrivare. È continuare ad essere perseveranti. È convincere l'altro, probabilmente anche con le parole, probabilmente con un tipo di azione che è soprattutto fatta di pensieri e parole. Dovete essere molto dentro l'azione in questo momento. Qui si arriva in ogni modo. È forte il messaggio di questo Cavaliere di Spade. Guardate, non è un cavallo quello che sta galoppando, un altro tipo di animale. Quindi vi ho detto, non si sa come arrivarci, fatto sta che l'obiettivo è là. Quindi cos'è che dovete seguire, perseguire? Beh, dovete perseguire un obiettivo e dovete soprattutto averlo chiaro nella mente e chiarirlo agli altri. Quindi dove dovete buttarvi? Beh, nel chiarire agli altri qual è il vostro obiettivo. Agli altri e a voi stessi, se mi posso permettere. Questo è il passo che dovete, con cui dovete iniziare questo qualcosa che in qualche modo vi aspetta.
chiarendo a voi stessi e agli altri l'obiettivo. Ok? Il 6 di spade, che è quello che ci dobbiamo portare appresso, guardate qui questa donna. Vi dovete portare appresso la convinzione che ci sono delle cose da cambiare e che urge questa voglia di cambiamento, ma proprio di cambio di rotta, c'è poco da fare. E qui c'è assolutamente. Non c'è solo quello, il cambio di rotta, c'è il farsi aiutare. Come vedete, c'è sempre un nocchiero in queste carte, nel 6 di spade. Quindi, cos'è che dovete portarvi appresso? Dovete portarvi appresso chi vi aiuta in questo raggiungimento del traguardo, chi vi può aiutare al trasporto, quindi a raggiungere la meta. Queste persone, che siano compagni di vita o che siano amici o che siano familiari o colleghi, queste persone bisogna portarle appresso con voi. Assolutamente. Ok? Cos'è che bisogna lasciare? Cosa bisogna portare appresso? L'essenziale. Se ci fate caso, non ci sono valigie. C'è soltanto un piccolo, piccolissimo cofanetto. In questo andare verso l'obiettivo, in questo muoversi, in questo comunicare soprattutto i nostri obiettivi a noi stessi e agli altri, spogliamoci di ogni ridondanza, spogliamoci di ogni peso eccessivo, spogliamoci di ogni bagaglio inopportuno, portiamo con noi l'indispensabile. È davanti a noi un nuovo traguardo. Ok? Chiariamolo prima di tutto, prima di iniziare tutto, chiariamolo a noi stessi e agli altri. E cosa portiamo appresso? Solo l'indispensabile, non ci portiamo niente del nostro passato, non ci portiamo niente, ci portiamo ben poco della vita che abbiamo condotto fino ad adesso, perché questo è un momento di grande cambiamento. Cos'è che dobbiamo lasciare? Dobbiamo lasciare l'incertezza, dobbiamo lasciare sì, dobbiamo lasciare l'incertezza, dobbiamo lasciare la sensazione di pericolo che ci arriva nel mettere il piede in fallo o nel vuoto. Ok? Il vuoto lo creiamo noi, questo percorso lo andiamo a creare noi, però se noi siamo sempre spaventati del vuoto non riusciremo mai a crearlo. Quindi lasciamoci dietro questa paura del vuoto, questa paura di questo momento di inizio. Portiamoci appresso l'indispensabile, quindi molliamo il superfluo e soprattutto andiamo incontro ad un obiettivo che prima dobbiamo chiarire a noi stessi. Dobbiamo chiarire a noi stessi soprattutto come arrivarci. E dobbiamo chiarirlo anche agli altri. La comunicazione è fondamentale in questa seconda stesa. Infatti, non per nulla abbiamo il paggio di bastoni e gli uccelli. Gli uccelli sono sempre a comunicazione di tarocchi. Quindi è interessante che sotto c'è 7 di coppe. Manco a dirlo. Vi ho detto che c'è confusione. Dovete diradare questa nebbia che avete nella mente. Come? Posizionandovi verso l'obiettivo e comunicando a voi stessi e agli altri in maniera chiara cosa volete. Questo è il primo passo. Vi portate appresso solo l'indispensabile e mollate le incertezze. Ok? Seconda stesa, questa era per te. Voglio anche per te prendere un oracolo. Leggerò soltanto il titolo, ad ognuno farà un impatto diverso, chiaramente. Non leggerò tutta la spiegazione dell'oracolo stasera. Mi riservo di farlo durante gli oroscopi.
usando questi stavolta, non questi, che sembrano uguali ma non lo sono. Uno è l'oracolo dello sciamano, uno è il sogno dello sciamano. Allora, seconda stesa. Gli occhi dell'aquila volare sopra la mischia, carta 18. Gli occhi dell'aquila, voi dovete guardare oltre. Ok? È fondamentale in questa stesa guardare al di là, cercare di avere una percezione, una visione chiara e nitida dall'alto. Quindi l'alto potrebbe essere anche la mente, eh? Soprattutto a livello mentale, di fugare qualsiasi dubbio che abbiamo. Ok, seconda stesa, questa era la tua stesa, mi raccomando. Se ti è piaciuta, come al solito, metti il like. Se ti sei ritrovato, scrivi nei commenti. E adesso passiamo alla terza stesa. Io nel frattempo fatto una strage di cassetti qui sotto. Allora, benvenuto a terza stesa. Questo è l'obiettivo, la strada che dobbiamo percorrere, l'obiettivo ed è la papessa. Adesso andiamo a vedere qual è la cosa che dobbiamo portare con noi e cos'è invece quello che dobbiamo mollare, dobbiamo lasciare indietro. Cosa portiamo con noi? L'asso di spade, al contrario. Cosa lasciamo indietro? Il 4 di coppe. Abbiamo la morte. Allora, particolare questa stesa, perché qui si parla soprattutto di situazioni che sono al limite, nel senso molto nascoste, molta femminilità, assolutamente, molto sogno anche. Ok? Per esempio il mago solitamente è l'azione, ma la papessa è il prendere coscienza col nostro mondo interiore. Cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo accrescere il nostro mondo interiore. Credo che questa sia la scelta di qualcuno che ha bisogno di elevarsi da un punto di vista spirituale o di gestire diversamente la propria femminilità. In ogni caso, proprio quello che avverto è che qui c'è una persona che debba andare oltre. Qualcuno che ha fatto questa scelta, non lo escludo, si è trovato di recente ad avere a che fare con qualche lutto. Deve andare oltre, deve superarlo, deve capire il perché di questa prova. Ma soprattutto, qui c'è cos'è che dobbiamo raggiungere? Dobbiamo raggiungere una spiritualità diversa. Mi arriva anche il terzo occhio, quindi se ci sono delle persone che amano meditare, beh, fate le meditazioni per il terzo occhio. C'è anche questo bisogno di sfruttare ancora di più la vostra femminilità. Per qualcuno, ve lo dico, la situazione potrebbe essere relativa a situazioni nascoste. Ok? Però l'istinto e la carta di fondo mi dicono che il raggiungimento dell'altra sponda ce l'avrete solo nel momento in cui darete fuoco a questa situazione nascosta. Ok? Quindi nel momento in cui porrete fine a queste situazioni nascoste in un modo o nell'altro. Cos'è che dovete portare appresso con voi? L'asso di spade al rovescio mi dice che non dovete più comunicare. Quindi dovete portare appresso la non comunicazione. Vi ho detto che secondo me questa è una stessa che parla di chiusure, devo dirvi la verità. Credo che dall'altra parte raggiungiamo l'altra parte solo nel momento in cui avremo preso coscienza del nostro potere spirituale e ci renderemo conto di quanto valiamo, di quanto valore abbia la nostra femminilità e per questo abbiamo bisogno di non comunicare, questa è la carta di quello che ci portiamo appresso, guardate quanto è particolare. Ed è venuto al contrario l'asso di spade.
Quindi ci dobbiamo portare appresso questa non comunicazione, questo taglio. Dobbiamo mantenerlo, quindi probabilmente in questa stesa molti hanno avuto a che fare o con un lutto o con una chiusura, ok? Che hanno digerito male, devo dire. Dovete fare il passo avanti, il matto in questo momento per voi è andare oltre dal punto di vista spirituale, andare oltre qualcosa che è finito. Ripeto, potrebbe essere un lutto, potrebbe essere invece una chiusura. È finito. Non portatevi appresso nulla di questo rapporto. Pensate soltanto a voi. Cos'è che non dobbiamo portarci appresso? Il 4 di coppe. Non dobbiamo portarci appresso il dover stare sempre a pensare alla situazione sentimentale con perplessità, con dubbio, con ansia. Ok? Non dobbiamo portarci appresso la sensazione che la nostra situazione sentimentale ed emotiva non corrisponda ai nostri desideri e ai nostri sogni. Qui divento, come vedete, cambia anche la mia voce a volte, ma non lo faccio apposta, mi infervoro perché significa che ci sono delle corde che in ogni caso risuonano per me o per chi mi sta ascoltando. Si potrebbe leggere in tanti modi questa stesa, ma voi state ascoltando me e la mia voce dice che questa è la stesa di colui o colei che nel matto, quindi nella strada che deve costruire, che deve vedere davanti a sé, deve vedere l'accrescimento, il miglioramento, l'elevazione, ok? Della propria spiritualità, della propria femminilità, il riconoscimento del proprio valore. Femminile per molti, se siete degli uomini, del proprio valore in generale, spirituale soprattutto, e cos'è che non deve portare, che deve portarsi appresso? Deve portarsi appresso questa fine, cioè deve essere risoluto o risoluta a dire fine. Perché cosa non deve portarsi appresso, che qui si porta appresso la fine, ma cosa non deve portarsi appresso? Non deve più avere dubbi sulla propria situazione, sul proprio essere, sulla propria femminilità se siete donne, sulla propria sul potere, chiamiamolo potere, ok? Sulla propria intuizione, su quello che vi manca. Basta portarsi appresso dubbi su quello che vi manca, più che altro non dubbi, qui c'è proprio il pensiero costante che qualcosa non vada. No, no, non sono dubbi, è proprio la sensazione che qualcosa non vada. No, non si portano queste cose appresso, bisogna guardare avanti e allinearsi con un percorso divino, spirituale, che sicuramente per darvi di più, solo che noi con il libero arbitrio purtroppo a volte sbagliamo. I nostri percorsi, le nostre destinazioni sono sempre molto alte. Ahimè, quando ci troviamo a vivere le nostre esistenze, usiamo il nostro libero arbitrio in maniera differente, ma soprattutto non riusciamo a mettere in atto quelle azioni che servono a costantemente crescere e migliorare la nostra spiritualità, ad elevarci come anima. In questo caso vi dico che bisogna assolutamente smettere con questa sensazione di non di pensiero che non siete nella storia giusta, ok? Perché se una cosa è giusta, non avreste mai questo tipo di atteggiamento pensieroso. Allora, adesso andiamo a vedere qual è l'oracolo per voi. Leggo soltanto il titolo, lo dico anche per voi, terza stesa, e ognuno di voi risuonerà come volete. Non ci credo. Ho preso la stessa carta della prima stesa, quindi qualcuno di voi, secondo me, ha fatto la prima e la terza, come lo direte, che è la riconciliazione, l'albero del pianto. È quella riconciliazione che però io, secondo me, voi dovreste lasciare indietro, non dovreste considerare. Ma l'oracolo ci dice: guardate, qui c'è qualcosa che arde,
Ognuno di voi la intenda come preferisce, c'è qualcosa che arde, qui c'è qualcuno che ha una faccia proprio di grande sofferenza, qualcosa vi arde e c'è grande sofferenza. L'albero del pianto, questa riconciliazione porta al pianto. Perché la vedo differentemente dalla prima stesa? Perché c'erano le carte qui differenti, ok? Quindi mi permetto di dare un significato diverso a questa carta. Poi ognuno di voi dia il suo. Questo era l'interattivo per stasera, il primo di questa serie dedicata ai tarocchi e al messaggio che ogni arcano maggiore dà. Io per questa sera vi saluto, ci sentiamo prestissimo, bye bye.